Non lo nega Michele Pazienza, le precedenti due sconfitte, quelle rimediate a Catanzaro in casa contro il Monopoli, hanno inciso sul Cerniola e sullo 0-0 di Agropoli contro la Gelbison. Non tanto nelle gambe della squadra, di sicuro nella testa dei calciatori. Una partita che ci ha visto sicuramente bloccati nel primo tempo, ma me l'aspettavo perché venivamo da due partite dove avevamo subito tantissimo, dove la squadra sicuramente ha subito il colpo. Ed ci sta, è fisiologico, succede a tutti e quindi il primo tempo era uno step importante per noi. I ragazzi l'hanno superato benissimo perché hanno tenuto botta e il secondo tempo si sono presentati con un atteggiamento un po' più libero, un po' più sbarazzino, un po' più propositivo e hanno creato sicuramente qualcosa in più rispetto a quanto visto nel primo tempo. Rinviato l'appuntamento con il ritorno a successo, è vero, era troppo importante per il Cerniola al tempo stesso aggiungere anche un piccolo punto al proprio totalizzatore dopo due sconfitte consecutive, utile se non altro ad agganciare il Picerno in settima posizione in classifica a quota 35 punti. Altro aspetto positivo ed incoraggiante in proiezione futura del pari di Agropoli, il ritorno al clean sheet dopo 7 reti incassate nelle precedenti due gare di campionato. E domenica, a completare il triplo impegno ravvicinato in 8 giorni, c'è la complicata trasferta di Messina di fronte a una squadra in serie positiva da 5 gare. Il Cerignola, rispetto alla Gelbison, può e deve fare qualcosa in più negli ultimi 16 metri. Arrivarci bene è già un buon punto di partenza. Poi però nel calcio conta più di ogni cosa essere concreti al momento giusto.